Ho suonato col Verdi tantissimi anni e soprattutto in questo teatro, questa sala costruita dal famoso The Banfield, e siamo riusciti a fare delle belle opere, siamo riusciti a sentire un'acustica decente finalmente che il Teatro Verdi non ha, quello è sicuro. Ercole Lafranchini alla Sala Trepković ha suonato tante volte, ne ha apprezzato l'acustica e prova dispiacere nel sapere che tra poche settimane quel luogo verrà demolito. Lafranchini è professore d'orchestra in basso tuba e a Trieste si è esibito per diversi anni fra il Teatro Verdi e proprio la Sala Trepković, utilizzata come sala sostitutiva durante i lavori proprio al Verdi. Il musicista si trovava a Trieste in questi giorni e lo ha incuriosito l'aver notato le porte aperte della sala. Ciò che lo lega particolarmente a quel luogo è il senso di famiglia che viveva ogni qualvolta si esibiva, fosse l'occasione un concerto si o un'operetta. Questa è una famiglia, avevamo una famiglia qua, abbiamo vissuto tanti anni qua, si faceva sinfonico, si facevano le operette, era una cosa di una meraviglia, veramente. Noi siamo stati sempre molto interessati a questa sala. Quando abbiamo capito che purtroppo chiudendo la buca di questa sala abbiamo capito che probabilmente per noi non c'era più niente da fare. Quando facevamo le operette, qua era strapieno, ogni ordine di posto, non c'era neanche il posto per fare le operette, perché qua si sono fatte operette di un certo livello e di conseguenza tutti gli anni c'erano tre operette e due musical. Una considerazione alla Franchini la dedica non solo all'aspetto emotivo del suo passato in quella struttura, ma anche sotto un profilo pratico, ovvero la mancanza di sale alternative. Per quello che so io, una sala pronta non esiste proprio, cioè per poterla fare dovevano farla prima, non abbattere e fare. Anche perché Teatro Verdi, ok, ha un costo da mantenere. La sala Trepković, quella sinfonica o operette, era molto meno, 990 posti sono. Ed era uno spettacolo continuo, veramente bello. Purtroppo questa è la fine che farà.